Andiamo in casa stilo Monasterace, 0-0 con il Soriano. Sentiamo il commento del tecnico Caridi. Mister, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. 0-0 va bene contro questo Soriano? Sì, dai, diciamo che punti lo 0-0 è una partita che è andata così. Oggi la partita la poteva sbloccare solo un episodio. Purtroppo l'episodio c'è stato, ma il guardalinea ha avuto un grosso abbaglio a mio avviso e ha chiamato un fuorigioco che secondo me non c'era e ha annullato il gol del possibile vantaggio a un quarto d'ora dalla fine. La partita è stata abbastanza giocata da tutte e due le squadre, molto a centrocampo, ci sono state poche occasioni da reti. Il Soriano, come noi, abbiamo giocato sui 30-35 metri, chiudevamo tutti gli spazi. Non è stata una bellissima partita, cioè ricca di emozioni, però come ti ripeto, oggi forse solo l'episodio poteva sbloccare la partita. L'episodio forse era a favore nostro, ma l'arbitro e il guardalinea ci hanno messo del loro e purtroppo è andato così. Hanno annullato un gol che secondo me, a mio avviso, vederlo dalla panchina, il mio attaccante è partito da almeno 2 metri prima, quindi ci sta. Si sbaglia tutti, sbagliano anche loro, quindi va bene così. Si muove la classifica, rimanete comunque con un piede fuori dalla zona calda e poi con un calendario tutto sommato agevole, perché tutti gli scontri diretti per la salvezza ce l'avete tutti in casa, tranne la penultima in casa del Cotronei e Cacuri. Questo può essere utile. Sì, ma io non credo molto a scontri diretti in casa o fuori casa, quindi le partite cambia poco. Giocate, secondo me sì, in un campionato dove non c'è tutto questo affollamento negli stadi, voglio dire, giocare in casa o fuori casa secondo me oggi non c'è molta differenza, ecco, quindi partiamo dal presupposto che le partite vanno tutte giocate, quindi vedremo quello che succederà. Noi diremo la nostra ogni partita, cercheremo di fare quello che prepariamo in settimana e poi vediamo. Proprio settimana prossima andrete in casa della Paolana. Il tecnico Fanello, oltre insomma ad aver avuto l'opportunità di utilizzare due giovani under comunque di qualità, ha chiesto anche altri rinforzi, una squadra che chiede tanto chiaramente nella possibilità di raggiungere anche il secondo posto e soprattutto di giocarsi i playoff, a cui puntano molto chiaramente. Voi andrete per fare i vostri punti, per evitare la zona calda. Su quale su cosa bisognerà puntare per affrontare e superare questa Paolana secondo Caridi? Chiaramente non scopra tutta la sua idea, no, Fanello poi prende le contro misure. La Paolana ha cambiato molto, se vuole fare ancora non lo so, significa che se Fanello chiede perché ha bisogno, quindi sì. Voglio dire, sono affari loro questi. L'unica cosa che non è che ogni 20 giorni puoi aprire una finestra di mercato, perché ripeto, come l'ho detto 2 settimane fa nella vostra trasmissione, chi ha la possibilità compra, chi no non compra, quindi il grande mangia il piccolo e secondo me non si può stare un anno col mercato aperto, sì. Ma non perché noi non possiamo comprare, loro sì, perché noi volendo qualcuno lo possiamo far entrare, in entrata lo possiamo fare, ma il problema è che non puoi avere sempre giocatori nuovi che entrano in un nuovo gruppo, entrano negli uomini schemi di un allenatore, non puoi partire sempre da non dico da zero ma al 50%. Sì, non si possono sempre mischiare le carte, insomma. Secondo me questa è una cosa anche non giusta, però riapriamo questo mercato per altre 2 settimane, rimescoliamo di nuovo che le sole rose. Cioè è un attimino una cosa che secondo me bisogna rivedere, perché comunque non mi pare giusto, perché non è una cosa equa. Poi ecco, ti ripeto, il grande così mangia il piccolo a prescindere e quindi non va bene. Certo. Poi a Paola andremo a giocarci la nostra partita, loro avranno bisogno di punti per i playoff, noi abbiamo bisogno di punti per la salvezza, quindi vediamo quello che esce fuori. Vedrai che avrà maggiori motivazioni. Grazie mister.